Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui vi parlerò di concentrazione percentuale volume su volume. Intanto la definizione. La concentrazione percentuale volume su volume è uguale al volume del soluto sul volume della soluzione, il tutto moltiplicato per 100. Facciamo subito un esercizio. Consideriamo una birra il cui grado alcolico ammonta al 5,6%. Questo significa che la concentrazione percentuale volume su volume nella birra, quindi volume di alcol su volume della birra che è la soluzione, ammonta al 5,6%. Consideriamo intanto, la birra come se fosse la nostra soluzione, mentre l'alcol è chiaramente il nostro soluto. Detto questo, prendiamo un volume ammontante a 500 millilitri di birra. 500 ml di birra, ovvero 500 ml di soluzione. Vorremmo calcolare il contenuto di alcol, ovvero il contenuto del soluto nella birra. Punto di domanda, millilitri. Abbiamo quindi 500 ml di birra che contiene una certa quantità di alcol che vorremmo calcolare. E la concentrazione percentuale volume su volume di questo alcol nella birra ammonta al 5,6%. La cosa da fare è scrivere innanzitutto la formula che esprime la concentrazione percentuale volume su volume e a questa inserire dentro i nostri dati, che sono questi tre. Andiamo da questa parte di qua. E scriviamo 5,6%, che sarebbe la concentrazione volume su volume, eccola qua, uguale al volume del soluto. Il soluto è il nostro alcol, quindi volume alcol fratto il volume della soluzione, che è costituita da tutta la birra. In questo caso conosciamo che si tratta di 500 millilitri. Il tutto va naturalmente moltiplicato per 100. Quindi questa equazione è stata riportata qua di seguito nella quale abbiamo inserito i dati. Da questa dobbiamo esplicitare il volume di alcol. Il volume di alcol non è altro che 5,6% per 500 millilitri. Il tutto fratto 100. Eseguiamo il nostro conto ed otteniamo 28 millilitri. Questo è il risultato. Cosa significa? Significa che in 500 millilitri di birra, potremmo anche fare una piccola raffigurazione. Abbiamo la nostra birra. E questa ammonta appunto a 500 millilitri. Abbiamo scoperto che all'interno della nostra birra ci sono 28 millilitri di alcol. Ecco qua. Faccio notare che il simbolo della percentuale nel conto poi non appare, quindi è come se non fosse un'unità di misura. L'unica unità di misura, eccola qua, è il millilitro. Se avessimo avuto 1 litro di birra, avremmo chiaramente avuto 56 millilitri di alcol. Spero che questo esercizio vi sia stato di aiuto. Grazie dell'ascolto e alla prossima.